Dopo la vittoria nel turno preliminare di Coppa, il Porto d'Ascoli supera nuovamente l'Avezzano nella prima giornata di campionato, questa volta con un più netto 2-0, padroni di casa per tutta la gara più in palla, concedendo praticamente nulla agli avversari. Subito due opportunità per il Porto d'Ascoli, entrambe con Sensi che al quinto sugli sviluppi di un angolo insacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poi al 17° conclude a botta sicura, ma il compagno passa l'acqua a terra, blocca involontariamente la corsa della sfera verso la porta. È comunque il preludio al vantaggio che arriva al 18°, quando dopo una conclusione di Spagna respinta da Grbic è Verdesi a trovare il tap-in vincente dell'1-0. L'Avezzano non riesce a reagire, ci prova solo con due punizioni dai 20 metri di Dos Santos respinte dalla barriera. Poi ci riprova il Porto d'Ascoli al 26° con Battista che ai 20 metri si accentra e conclude trovando la respinta di Grbic. Il raddoppio del Porto d'Ascoli arriva al 41°, ancora con Verdesi che al termine di un'azione convulsa in area insacca da due passi il 2-0. Poco prima del riposo, ultima opportunità ancora per i padroni di casa con Grbic che smanaccia un cross e il diagonale di D'Alessandro sfiora il palo. Nella ripresa i padroni di casa ci riprovano al 13° con una sforbiciata alta di Spagna e al 21° con Pacchioli prima e Spagna poi che non riescono a indirizzare verso la porta. Al 32° il Porto d'Ascoli rimane in 10 per il doppio giallo a Sensi, ma controlla bene senza concedere nulla agli avversari fino al fischio finale. La gara l'ha vinta il Porto d'Ascoli e ha fatto un buon primo tempo, non ci sono dubbi. È chiaro che nel calcio, soprattutto a questi livelli, se regali quello che abbiamo fatto noi, abbiamo commesso due grosse ingenuità contro l'attacco e i giocatori di qualità che al Porto d'Ascoli in questa categoria non ti perdonano. Ma io più della partita parlerei un attimino della situazione del mio avvento. Sono da pochi giorni sulla panchina dell'Avezzano, non ho la bacchetta magica, ci sono delle problematiche di natura fisica, di natura tecnica, di natura chiaramente quando si eredita un gruppo non costruito dal sottoscritto devo avere un attimino di tempo per conoscere pregi e difetti di questa squadra. È chiaro che quando si perde io sono abituato a prendermi sempre le responsabilità, anche se sono da pochi giorni, quando si perde la colpa è sempre dell'allenatore, quindi mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta, ma se vogliamo fare un campionato senza sofferenze chiaramente bisogna utilizzare un'altra mentalità, un altro approccio, un'altra voglia, un'altra attenzione, che significa Serie D. È stata una partita che da un punto di vista mentale non era facile, perché 15 giorni fa li avevamo battuti e li avevamo battuti anche bene da un punto di vista della prestazione. Cambiato lo staff tecnico, la guida tecnica, cambiato il modo di sistema di gioco, sono rientrati giocatori importanti come Zanon, quindi era una partita che dovevamo interpretare così per poter far bene. Peccato magari averla tenuta più viva anche di quello che il campo a un certo punto ha detto. Peccato per l'espulsione di Matteo che con due falli ci ha costretto a giocare in 10 per l'ultimo quarto d'ora, perché sono stati veramente due falli di gioco, però l'interpretazione dell'arbitro è tutta sua, e noi ci prendiamo questi tre punti in uno scontro diretto, perché anche se è la prima giornata di scontro diretto si tratta, contro una squadra che nel corso del campionato farà punti, e noi oggi abbiamo fatto una partita da squadra vera, con intensità, con qualità anche tecnica, ma soprattutto con la voglia di non prendere gol, che è stata la caratteristica di questi 2 anni e mezzo e che oggi ho rivisto in maniera importante.